Ma intanto cercherò di inquadrare più che il turismo crocieristico il maritime tourism. Bisogna oggi pensare al maritime tourism come a un comparto ben chiaro, ben identificato, composto da diverse anime, ciascuna molto robusta con le proprie caratteristiche e peculiarità. Quando parlo di anime mi riferisco alla crocieristica, mi riferisco ai traghetti, mi riferisco alla nautica con le piccole barche e con i grandi yacht. Sono tre settori e tre comparti che in qualche misura vivono di proprie dinamiche, e tant'è che difficilmente li si accosta e raramente li si inquadra all'interno di un ragionamento unico e compiuto. E credo che sia il tempo, come dire, di cominciare a cambiare un po' passo, e soprattutto quando si tratta di approcciare alla programmazione di un territorio da un punto di vista strategico, quando ci sono le condizioni, e questo è il caso di Genova e questo è il caso della Liguria, parlare di maritime tourism non può che dare grandi e addizionali vantaggi. Si può affrontare la crocieristica, si può affrontare la traghettistica e naturalmente si può affrontare la nautica. Lo si è sempre fatto e lo si farà con successo, ma nel momento in cui, soprattutto per alcune azioni, si inquadra l'interezza e non la singola parte, ecco che scattano economie di scala, ecco che scattano tutta una serie di vantaggi in più per gli operatori e per il territorio. Sono vantaggi economici, vantaggi occupazionali, vantaggi a quel punto di tipo sociale. L'importante è saper riconoscere i punti di contatto tra queste anime e queste componenti del maritime tourism per adottare un approccio trasversale, un approccio intermodale per valorizzare l'esistente e soprattutto cercare di capire dove si può trarre maggiore valore. Questa è la sfida, secondo me, di un territorio, quello genovese, quello ligure in generale, che già sono leader e sono, come dire, storicamente di tradizione in queste componenti del maritime. Probabilmente è ora di lanciare anche la sfida a diventare la, diciamolo in inglese, la number one marine tourism destination, qualcosa che la Liguria può ambire.